Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata al Giardino dello Stradino. Stasera il tema è da Radio Nizza a Radio Vega. L'Accademia di Cultura Nicese Lerca è felice di organizzare questa serata e di avere questo pubblico numeroso qui davanti a noi per una serata che vuole essere una serata di ricordi, di aneddoti e di un'esperienza degli anni 70 e 80 delle radio libere nicesi, che è sicuramente importante per chi l'ha vissuta, ma anche per chi, come sottoscritto, allora non c'era, ma ne ha sentito talmente tanto parlare che ha piacere questa sera di sentirlo raccontare da chi effettivamente ha vissuto quegli anni pionieristici della radio. Come Accademia di Cultura Nicese, l'idea di realizzare questa serata ci è venuta in inverno, quando ci siamo imbattuti in questo articolo della rivista Astigiani, che nel numero del maggio 2016 riportava un ampio articolo che raccontava le varie esperienze delle radio libere degli anni 70 e 80 nell'Astigiano. Ovviamente noi abbiamo estrapolato quello che riguardava Radio Nizza e Radio Vega e qui noi reggenti ve lo proponiamo leggendovelo integralmente. Parto io. Anche Nizza Monferrato nel 1975 ha avuto la sua radio. Il giorno di Santo Stefano di quell'anno, nel retro del negozio di elettrodomestici di Rodolfo Mastrazzo, responsabile insieme a Beppe Chiodi con Marco Aliberti, direttore editoriale, sono andate in onda le prime trasmissioni di Radio Nizza su frequenza di 91 MHz. Dopo qualche anno le strumentazioni sono state trasferite nella villetta della nonna di Gianni Quaglia, uno dei collaboratori, e nel 1979 hanno trovato spazio nella mansarda di Palazzo Crova, dove la radio è stata ospitata fino all'anno successivo, quando ha cessato di trasmettere. Le prime trasmissioni duravano 45 minuti ed erano realizzate da una squadra di persone. In questo modo, a rotazione, si copriva la settimana, ricorda Eugenio Carena. Le dirette notturne erano talmente improvvisate e si metteva musica e si leggeva. Per le primissime trasmissioni abbiamo utilizzato un giradischi in riparazione di proprietà di un cliente del negozio che ci ospitava. Dopo averlo fatto attendere a lungo, fingendo che non fosse ancora sistemato, siamo poi riusciti a comprare due piatti. Tra gli altri giovani interpreti di Radio Nizza ci sono stati anche Carlo Orione, Venerina Mutton, Franco Milano, Pierpaolo Caruzzo, Beppe Pero, Marica Bua, Graziano Bono, Pierluigi Cantarella, Tonino Quasso, Tonino Mastrazzo, Pinuccio Do, Adriano Francia, Domitilla Verri e Antonella Rossi. Alcuni di loro hanno poi continuato la loro attività con altre emittenti della zona. A Nizza Monferrato, pochi anni dopo la chiusura di Radio Nizza, è nata Radio Vega, costola di Radio Canelli. Un gruppo di collaboratori della prima emittente canellese si era infatti staccato per dare vita a una nuova radio che ha iniziato le sue trasmissioni il 1 giugno 1981. Inizialmente ospitata appunto a Nizza Monferrato, in Viale Umberto I, Radio Vega nel 1983 si è trasferita in Piazza Gancia a Canelli. Questa è la premessa, la prima premessa di questa serata. Ce n'è poi una seconda che è rappresentata da un contatto con qui presente Beppe Pero, col quale abbiamo fatto alcuni ragionamenti nel tardo inverno. Beppe, vuoi venirci qua a raggiungerci? Semplicemente grazie all'amicizia e al coinvolgimento che Beppe ha con la nostra Accademia di Cultura Nicese, gli abbiamo chiesto alcune informazioni in merito. In un primo momento, parliamo del periodo di marzo, avevamo ragionato di collocarlo in uno dei nostri mercoledì dell'ERCA, ovvero riprese che venivano fatte al chiuso all'interno dell'Auditorio Trinità e riproposte ogni mercoledì come attività di approfondimento. Poi, complice il quasi totale lockdown che abbiamo avuto in quel frangente, ma soprattutto il fatto che ci siamo resi conto che c'erano molte persone che potevano narrare qualcosa, ci ha spinto a pensare a tempi migliori.
Fortunatamente i tempi migliori sono arrivati stasera qui al Giardino dello Stradino, che abbiamo piacere, dopo le iniziative delle settimane scorse in collaborazione con Spasso Carrabile, in cui abbiamo portato il teatro amatoriale in questo posto, di esordire con questa serata di racconti. Quindi ringraziamo tutti i presenti, in primis il buon Beppe, al quale chiediamo di dirci una battuta d'ingresso rispetto all'esperienza tua a Radio Nizza. Una battuta d'ingresso, devo ricordarmelo, perché è figlia di quel foglio che mi avevi mandato, certo, e ti ho richiesto, certo, su come leggo il messaggio che mi avevi mandato. Praticamente come nasce, da cosa nasce la Radio Nizza, da che ambienti nasce la radio? Nasce fondamentalmente da due ambienti. Un ambiente è l'ambiente radioamatoriale, quindi quello che allora era il mondo dei famosi CB, che si era, diciamo, spostato sulla parte musicale. Questo era l'ambiente. Poi c'era l'ambiente dei cultori della musica, e questa fusione ha fatto sì che nascesse quelle che, anche a Nizza, quelle che allora erano definite le radio libere. Siamo nel 1975. Vorrei ricordare che nel marzo del 1975 nasce a Milano Radio Milano International, che è stata la prima radio libera in assoluto in Italia. Viene denunciata dall'Escopost, perché non si poteva chiaramente trasmettere su frequenze FM. Il giudice, fanno ricorso, si appellano all'articolo 21 della Costituzione, che dice che ognuno può esprimere le proprie idee con qualunque mezzo di informazione, e di lì il giudice dà ragione a Radio Milano International, e di lì si apre questo spazio, che poi era diventato una voragine fino poi all'avvento della famosa legge Mammì. Quindi c'era un'inondazione tremenda di frequenze, da piccole emittenti come Radio Nizza a più piccole come Radio Pam di Monbaruzzo, poi parlerà Beppe Baldino, Radio Canelli, e questo è stato un po' l'inizio della Radio Nizza. L'esperienza la racconteranno di Radio Nizza, nasce appunto, come hai letto tu prima, una sera di Santo Stefano, nella prima trasmissione, e con Rodolfo Mastrazzo alla regia, dietro i microfoni io, Beppe Chiodi e Graziano Ponzi. Questa è stata la prima trasmissione, registrata su una cassetta, audio cassetta, le famose piccoline, okay, da 45 minuti. La sigla era un brano del Return to Fantasy, mi pare, che apriva e chiudeva questi 45 minuti di improvvisazione totale. Questo è il quanto. Direi che è una gran bella premessa, quindi ti invitiamo ad accomodarti sui nostri comodissimi cuscini, sostanzialmente. Grazie. Io e Tonino ci mettiamo qui a fianco e chiamiamo qua gli altri ospiti. Beppe Chiodi, che lo invitiamo ad accomodarsi col cuscino a fianco all'altro Beppe. Carlo Rione. E Eugenio Carena. Sull'altro lato chiamiamo Giuseppe Bilella di Radio Vega e Beppe Baldini in rappresentanza di Radio Pan di Monbaruzzo. Tutti i posti sono gremiti, possiamo accomodarci anche noi, Tonino, e a questo punto qua, dopo aver ascoltato l'esperienza di Beppe Pero, chiediamo al direttore Beppe Chiodi che cosa si ricorda e qual è, diciamo, il pensiero che in questo momento gli sorge più spontaneo rispetto a quel tipo di esperienze e quegli anni in radio. Ma qual era il tuo pseudonimo in CB? In CB era 002. Perché eravamo tutti figli della Citizband, ossia dei radioamatori. Infatti, come radioamatori avevamo fatto anche le prime trasmissioni dal Tonino Bersano, avevamo trasmesso le partite in diretta per radio, quindi eravamo già abbastanza avanti. Quando non c'era ancora il signor Berlusconi. Certo. Noi eravamo prima di Berlusconi come radio. Anche come TV. Anche come TV, perché poi la TV è stata figlia di Radio Nizza. Io purtroppo per lavoro
alla TV non sono subentrato, poi sono diventati maggiorenni gli altri, perché in quel periodo lì eravamo direttori, io e Rodolfo Mastrazzo, perché eravamo gli unici due maggiorenni, gli altri erano tutti minorenni, però li abbiamo tirati su bene. Grazie, Beppe. Eravamo arrivati anche al punto di fare un telegiornale abbastanza ben fatto, perché riuscivamo a avere tutte le notizie dai pompieri, polizia locale, carabinieri e polizia. Quindi arrivavano le notizie e noi facevamo un giornale radio. Quindi non usavamo veline. Non usavamo veline, però è stato interrotto perché era subentrato un maresciallo dei carabinieri che erano ancora qui vicino e ci aveva stoppati perché voleva le notizie riceverle lui. Tutte lui e poi le filtrava e le censurava. L'articolo 21 della Costituzione ricorda. E allora, tra prendere le notizie, portarle al maresciallo, aspettare che ti desse il resoconto, diventavano stantie e quindi abbiamo interrotto il telegiornale locale. Perfetto, grazie Beppe. Carlo? Beppe parlava di 45 minuti. Pensate che per fare 45 minuti di cassetta, 4 ore e mezza, facevamo tardi, anche perché questo non andava bene, si cancellava, si registrava, poi dopo sono partite le dirette, ma agli inizi per fare sta cassetta era pazzesco. E il bello poi l'avevamo raggiunto quando avevamo fatto allo Schetting una festa di Radio Nizza e avevamo fatto i soci sostenitori, perché c'era questa rivalità con Canelli. Canelli non aveva la radio, Nizza sì, e allora tutti ci sostenevano facendo proprio delle offerte volontarie per far crescere questa radio in barba a Canelli, che non aveva niente. E qui c'era stata questa serata per raccogliere fondi per la radio, perché inizialmente i dischi ce li portavamo da casa, io andavo a raccogliere le mele, mi compravo i dischi, li portavo in radio. E così, infatti c'è qualcuno così, che si giravano le case a farsi prestare i dischi utilizzare. Infatti Gianni Quaglia si era poi messo con Graziella perché l'aveva conosciuto andando a elemosinare i dischi. Questa tra parentesi. Su Gianni Quaglia c'è l'aneddoto che lui faceva il liscio, sì. Mi pare nella fascia, poi quando si faceva già la diretta nella fascia dall'1 al 2 e qualcuno entra in studio e fa: ma tu cosa fai? Io curo il liscio. E poi lui gli risponde: mi ha preso perché ho sta morte. Questo è l'aneddoto di Gianni Quaglia quando metteva i 33 giri Castellina Pasi, mi ricordo, c'era tutta la Romagna. Voi invece eravate su dei generi un po' più moderni. Questo magari lo chiediamo ad Eugenio, che da grande esperto musicale sicuramente ci dice l'interno di questi. Abbiamo capito come arrivavano i dischi, cioè comunque con i vostri soldi, con i sacrifici, diciamo, di mettere lì la paghetta. Si compravano anche di contrabbando dal disco che del Palladio. Volevo arrivare poi a questo, no? Che si chiamava e si chiama, io mi auguro per lui, Bob Accardo. Sì, vero. E che poi lui aveva credo abbia ancora una radio ad Alessandria, al quartiere del Cristo, chiamata BBC Radio. Bob Accardo faceva il DJ al Palladium e usava uno strano escamotage, diceva tutti i titoli sbagliati dei gruppi e delle canzoni. Non so se in un periodo, ricordo che abbiamo comprato il disco, c'era una canzone di Bob Dylan, Hurricane, dedicata ad un pugile, no? Lui diceva Bob Webster, una roba del genere, e non diceva Hurricane. Per arrivare a questo disco dovevi andare da lui ad Alessandria, ti ricordi? Se andavamo a comprare questi dischi, allora i dischi finalmente sapevamo il vero titolo e chi erano gli interpreti. Lui ne aveva diversi e i primi dischi ovviamente erano i nostri, perché assolutamente non avevamo nulla. La radio nasce, come dice Beppe bene, e la radio, devo dirlo in assoluto, era Rodolfo Mastrazzo, perché Rodolfo Mastrazzo è stata una persona proprio che tecnicamente aveva questa passione incredibile. Noi avevamo un mixerino, la prima volta era un Amtron giallo, grosso così, a tre vie, montato sempre, cioè fatto con gli schemi elettrici, montato da Rodolfo. Un ingresso era il microfono, un ingresso era un giradischi. Il giradischi che prima abbiamo citato era lo Stereorama Deluxe 2000 di selezione da Reader Digest, che credo che abbia praticamente invaso tutte le case degli italiani. Grigio. No, era quel mobile marrone. Marrone. E aveva una
prerogativa principale questo qui. Aveva innanzitutto il caricadischi in automatico. La puntina che veniva così. Però questa puntina era sicuramente come un ariete, cioè riusciva a colpire il disco e te lo rigava inesorabilmente tutte le volte. Lo uccideva. Io l'ho avuto questo disco, anzi praticamente ho consumato dei dischi. Credo che il mio disco di svolta, poi chiudo. C'era anche ti ricordi la pila con i 45 giri? Sì, tum, che andavano giù. Ne caricavi 10. Ne caricavi 10. Lui andava con la zampa e andava giù. Allora questo Stereorama 2000 Deluxe era, come abbiamo detto prima, di una persona che è arrivato da Rodolfo e gli dice se poteva aggiustarlo. Lui l'ha aggiustato all'istante, ma in realtà abbiamo detto che quel pezzo era praticamente introvabile. Al fine a quando siamo riusciti con le prime pubblicità locali a mettere insieme qualche soldino, abbiamo preso questi due elenco che poi erano due muli. Ma la questione della radio era veramente un momento di una coralità incredibile. Cioè noi eravamo delle persone che ci trovavamo. I primi cassette le facevamo a casa di Rodolfo, nella sua sala. Io mi ricordo, si andava in sala e intorno a questo tavolo si mettevano appunto, come diceva Carlo, le trasmissioni, che sì, che erano assolutamente ingenue, che erano però avevamo tutti una sorta di cura nel fare queste cose. Cioè, paradossalmente, potremmo dire che anche solo in 45 minuti non si poteva fare di un'ora, perché nel centro della TDK si strappava sempre il nastro. E allora ne avevamo provato. Ma a un certo punto si interrompeva la trasmissione e allora Rodolfo, ovunque si trovasse sul pianeta Terra, doveva correre andare a togliere sta cosa. E quindi abbiamo detto, prendiamo il TDK 45 che sono più sicuri. Però avevamo tutti una sorta di cura nel nostro piccolo 10 minuti, quarto d'ora. Poi è cresciuta la voglia di fare di più. E allora, quando da Rodolfo effettivamente tutte le sere di invasione in casa sua era diventata un po' così, ingombrante, no? Allora dietro nel retro del negozio ci siamo messi a registrare. La si faceva, ma non vedevamo l'ora di finire di fare quella cassetta, perché poi facevamo le dirette. Io già in tempi ho dormito molto poco, perché si partiva poi e ricordo perfettamente i dischi e anche le cose che si leggevano. Ad esempio a Rodolfo piaceva moltissimo Romano Battaglia, che era un opinionista, e c'era questi libri, no? Dove c'erano delle piccole lettere al direttore e bene o male si leggeva, si intersecava con la musica e anche i dischi. Io ricordo un disco che mettevamo sempre, che era una suite bellissima delle Orme, e si chiamava Fedone Sorone, che è un disco di prog fantastico. E su quell'onda leggevamo le poesie, cioè a pensarla ad oggi, a sentire anche certe radio di oggi, c'è proprio un abisso, una frattura incredibile, perché ognuno apportava tutto quello che conosceva e che sapeva. Cioè nel nostro piccolo, se noi eravamo innamorati della letteratura, allora si leggeva Kerouac, per dire, no? Un altro leggeva la poesia che conosceva. Poi c'era anche il momento ovviamente ironico, ilare, le cose che abbiamo inventato da ridere con Carlo, l'indovinastro uno per tutto, no? Che poi bene o male ha avuto uno o due indovinelli, uno vecchio che ha fatto impazzire la rotaia del sud. No, quello, poi siamo andati nell'oltre. Possono essere anche detti. E c'erano dei miei amici che venivano fermati dicendo: tu conosci Carlo, quindi sai il risultato, la soluzione, perché poi la soluzione la dovevi mandare per cartolino per posta, per non posta. C'era la telefonata. Certo, e ricevevamo Francobollo. Allora, io ricordo nettamente l'indovinastro che ha fatto creato il malessere totale, perché tutti si fermavano e cercavano proprio chi ce l'ha non la vuole e chi non ce l'ha la cerca. Potete anche dire nel corso della serata se vi viene in mente la risposta. Io la ricordo ancora. E quindi è stata una radio che ha veramente una piccola fucina di creatività, cioè ognuno apportava. Con Graziano, che lui era uno che amava molto la musica classica, difatti venivamo tutti dalle radio, dai CQ, no? Perciò lui era Beethoven, ad esempio, io Alex, perché ero rimasto stregato dal film Arancia Meccanica, avevo letto Arancia Meccanica, Wanagana perché era il DJ di Radio Monte Carlo, tutte queste cose, esatto, avevamo tutti poi i nostri pseudonimi. Non solo, quando all'inizio abbiamo parlato di Radio Milano International, che ovviamente è stata la prima, quella che ha rotto proprio la barriera e ha dato la possibilità, noi eravamo da quelle parti, noi avevamo un trasmettitore da 1 watt, immaginate 1 watt oggi, cioè io suppongo se ne avessimo una cosa da 1 watt, c'è Radio Maria,
Radio Maria c'ha qualche chilo di qualcosa di terribile. No, oggi come oggi non arriveresti fuori, non c'è nessuno ti sentirebbe. Proprio perché parliamo di radioamatori in nuce, le prime volte dicevamo che erano arrivate le QSL, che nella cartolina di conferma. Esatto, la QSL è una cartolina di conferma d'ascolto. Ci arrivano delle cose tipo, non so, da Cervinia, da posti del genere, perché ovviamente la propagazione portava queste onde. Ed erano momenti di assoluta esaltazione, perché immagina una radio. Poi da lì è partita la corsa per sempre più, ogni radio cercava sempre di far più potente per avrastare le altre, ed era diventata una cosa per sempre. Ma hai parlato dell'Arcelutus Saurus, che ce lo spiega lui. L'Arcelutus Saurus era sotto. Nasce, sì. Ma nasce dall'idea di fare, allora si faceva ancora le locandine, perché in mezzo, cioè per far ascoltare la radio si mettevano le locandine nei negozi e per la città. E nasce sto Arcelutus Saurus, che doveva essere un animale preistorico, che poi era radionizza. E poi avevano fatto anche a livello di gadget le magliette radionizzatevi. Certo. E tutte sintonizzate, prima radionizzate, la sintonizza, la fascia giallo rossa sotto sostenitore radionizza. Sostenitore radionizza. Già allora facevamo tutti questi gadget per poter appunto racimolare un po' di soldi, oltre a quella, come diceva Eugenio giustamente prima, la pubblicità locale, chiaramente, anche perché il raggio d'azione appunto era all'inizio e un po' più ampio, e come diceva Eugenio prima, se la propagazione era favorevole, delle volte raggiungevi delle mete che neanche. Sì, perché essendoci il vuoto la poteva andare. Ad oggi non sarebbe possibile, perché si scontrerebbe con le altre frequenze. Però come mi hai chiesto della musica, ognuno portava quello che amavamo, cioè. E poi davamo comunque sempre notizie di iniziative, sì, certo. Volevo ricordare di Eugenio della musica, mi viene anche questo un aneddoto, che chiaramente da allora siamo a metà degli anni 70, quindi si spaziava dalla disco dance al prog, all'hard rock, quindi potevi ascoltare di tutto di più, alla Motown, tutti, di tutto di più. Per quanto riguarda i cantautori italiani, in quel periodo Buccini scriveva L'Avvelenata. Sì, c'è. E quindi c'erano queste anime, no, L'Avvelenata non la puoi mettere a mezzogiorno perché ci sono i bambini. Allora, non mi ricordo chi, Buccini con L'Avvelenata si trasmette solo dalle 9 in poi. Sì, c'erano gli orari. Ricordi? Certo, certo, certo. Come in un pezzo degli Area, addirittura c'era in una canzone degli Area. C'era Demetrio Stratos, che è una cantante straordinaria, che cantava Alza il pugno senza tremare. Allora questa Alza il pugno senza tremare ovviamente un significato politico, no? Allora questa canzone poteva essere, però non in fasce troppo. però dimostra comunque la maturità, nel senso che facevate comunque anche dei ragionamenti rispetto, cioè nella scelta. Cioè, uno può immaginare, proprio perché si dice radio libere, perché si pensa a un qualcosa di prettamente locale, che fosse molto più artigianale. Invece ci confermate che soprattutto col tempo avevate comunque affinato una tecnica e c'erano comunque Strazzo, delle scelte di campo. Strazzo era perfettissimo. No, poi guarda, devo dirti che proprio su quello che stai dicendo, sembrava che fosse una cosa di improvvisazione, ma in realtà avevamo tutti il nostro bel quadernetto. Però Strazzo era quello forse più vecchio. Sì, o dopo. E avevamo tutti, ci ripassavamo quello che dovevamo fare, dire, proprio perché, specie quando appunto avevamo la gabbia dei 45 minuti oppure della trasmissione corale, tutti volevamo fare e dire delle cose e non potevamo sprecare il tempo. E non c'era, l'improvvisazione era quella che ti inventavi. Per esempio, per quanto mi riguarda, la cassetta andava in onda dal quarto a mezzo, cioè aspetta, durando dalle 13:45 poi replica alla sera, alle 19 fino alle 8 prima del telegiornale. Allora a un certo punto con Rodolfo io avevo veramente voglia di fare sta cosa e mi sono messo d'accordo, e è stata la prima diretta che uscivo da scuola, arrivavo alla radio, eravamo già alla villetta della nonna di Gianni Quaglia, che è qui da Patrino, esattamente. E allora ci eravamo inventati, facevamo una trasmissione in diretta fino alle ore 15.
e lì era diventata una cosa dove anche lì si inventava. Per esempio, già solo il titolo, pensandoci oggi, che mi fa sorridere, no? Era Black Dragon Master Flight. E vi spiego cosa voleva dire tutta questa cosa. Io avevo sentito un disco degli Asher Temple, che sono un gruppo tedesco di musica prog, che aveva comunque poi collaborato con un profeta dell'LSD, ma non solo, un poeta, che era Timothy Leary, che è americano, no? Ai tempi appunto anche della dell'espansione della mente, Pink Floyd, compagnia. E c'era un pezzo su questo disco, che ho ancora, si chiama Seven Up, dove si sentivano degli aerei, delle cose in cui sentivi le cose molto distorte, i suoni erano molto sporchi volutamente. Allora mi sono inventato che io praticamente ero su una specie di astronave, navicella, che girava intorno alla Terra, e quando entravo in rotta, diciamo, di contatto col trasmettitore della nostra radio, allora loro mi captavano. Allora ma ero talmente, tra virgolette, malato, che i primi pezzi li sentivi male, cioè li mettevo che i dischi rallentavano, sentivi che grattavano, perché come se fosse stata la radio non ben sintonizzata. Poi quando arrivava nell'orbita di Radio Nizza, allora andava bene, e verso alle 15:05 così cominciavano di nuovo i difetti, mentre alla fine venivo proprio sfumato, non c'eri più. E questo era stato il primo gioco che mi ero inventato, portando della musica un po' diversa, pescando dalla mia discografia. Ricordo brani che probabilmente oggi sarebbero impresentabili in qualsiasi palinsesto, se non magari a Bacchetti Radio 3 alle 2 del mattino. I Magma, te ricordi Magma? È un leader incredibile, si chiamava e si chiama ancora, adesso è un jazzista, Christian Bander. Questo viveva praticamente al buio, con la lampadina blu al massimo, e si era inventato una lingua che si chiamava Cobaiano. E allora si era messo lì e aveva tradotto tutto quello che diceva in questa lingua. E il disco che io ho avuto l'ardire di mettere, che mi ero comprato a mucchiando i soldini all'Audiobox ad Alessandria, si chiamava Contacoz, che era una sorta di suite delirante. Cioè, immagina oggi la radio alle 2 del pomeriggio, queste cose ovviamente delirano con altre cose, cioè, perché il trap non è che sia molto meglio, ma diciamo che eravamo poi questa naività che invece ad oggi, secondo me, c'era veramente delle cose molto carine. Quindi Neogenio Spaziale e una Radio Nizza che parlava, oltre che in italiano, in cinese, anche in cobaiano. Perché ascoltare musica in generale in quel periodo alla radio non era facile. No. Certo tipo di musica dovevi ascoltarlo su Radio Monte Carlo o su Radio Luxembourg. Sì, io mi ricordo Non c'erano altre proposte musicali un po' all'avanguardia, cioè il prog in Italia forse lo trasmetteva mezz'ora per noi giovani. Per noi giovani di Giacio Cascone. Esatto. E poi alla sera ad un'ora, perché tra l'altro era presentato da una speaker molto brava, una giornalista che era Fiorella Gentile, di Ciao 2001. E di altre riviste musicali, e gli stessi, diciamo, palinsesti dove sentivamo questo tipo di musica, c'era una trasmissione su Radio 2 alla sera dopo le 21:30, che oggi è prestissimo, ma allora dovevi già andare a dormire, c'era la scuola, queste cose qua, e si chiamava Pop Off questa trasmissione, e niente, noi ci ispiravamo ovviamente a queste persone qua che mettevano questa musica che era difficile da recuperare, però tutta la fascinazione di questa musica ovviamente ci arrivavamo a diffonderla, perché in realtà sì, la radio era locale, però era una radio che poteva essere, oltre, vabbè, chiaramente i notiziari erano locali, le persone ci conoscevano tutti, venivano, non so, anche alla sera a bussare dove registravamo, dietro da Rodolfo, dietro, che poi è dove adesso c'è Moebius, no? E era lì questo il negozio loro, sì, via Cordara. Veniva, la gente sentiva bussare, si infilavano sotto, e bene o male avevamo un piccolo pubblico quando registravamo, mi ricordo queste cose qua, cioè nel senso che eravamo molto molto amati, ecco. Grazie Eugenio. Sorge spontanea una domanda da rivolgere a tutti e quattro: quante ore al giorno dedicavate a Radio Nizza? Tutto il tempo libero, sì, cioè, indicativamente. Non lo so, 4-5 delle sì, sere andavi le sere, mezzanotte, sì, mezzanotte e l'una anche a registrare. Dall'imbrunire fino a mezzanotte. Soprattutto la sera. La sera. Gran bel impegno, nel senso. Dimostra quanto la cosa li prendeva, quanto era una passione. Era un bellissimo gruppo. 16-17 anni.
Esatto. Esci, ti diverti. Era molto bello, era un gruppo molto coeso. Era così divertente. Era un gruppo e tutta gente che erano, come dicevo prima, la fusione fra appassionati di musica e radioamatori per quanto riguarda l'aspetto tecnico, però fondamentalmente avevamo tutto un background musicale, io e Carlo suonavamo, Eugenio già allora, come ha spiegato prima, andava a cercare artisti. Lo faccio ancora, comunque. Era un esploratore. È un esploratore. Lo faccio ancora, anche tu, Tonino, quando siamo andati a intervistare quelli della PFM al Palladio, ti ricordi? Vuoi raccontarcelo, Tonino? Raccontaci un po'. Che figura. Il pomeriggio. Sì, facevano il concerto alla domenica pomeriggio. Sì, con Radio Vega. Con l'autostop, ti ricordi, facevamo al Palladio. Chi eravamo? Io, te, Eugenio, Beppe c'era. Beppe. Eravamo, sì, Beppe c'era. C'era il concerto della PFM al Palladio. Eravamo riusciti. Abbiamo fatto anche il banco. A fare interviste Andrea, nei camerini. Intervistato io te. C'era. Sì. Che fine hanno fatto? Franco Mussida. Franz Di Cioccio. Tu hai intervistato. Mi ha fatto. Franz Di Cioccio, Mussida, Patrick Givas, Bernardo Lanzetti e Mauro Pagani. L'intervista andata bene, andava liscia come quelli lì. Bevevano, perché dopo il concerto una bottiglia, non so se c'era il moscato, si beveva. Durante l'intervista, non so, c'era Franz Di Cioccio che parlava. Ha fatto una battuta, io non so cosa mi è venuto in mente, ho fatto la mia battuta della serie ognuno per sé, Dio per tutti, al che Franz Di Cioccio si alza in piedi, a momenti mi vola addosso e dice: ma si può sapere cosa c'entra Dio in queste cose qua? Ho detto: ma no, non volevo dire, ma no, Dio, lascialo stare. Avevamo capito che Franz Di Cioccio era ateo, pagano e tutta questa cosa qua e tutta la sua compagnia. E mi ricordo che Carlo mi aveva molto ripreso e Eugenio si vede che era inesperto e mi hanno preso in giro. Era un lavoro per noi fare l'intervista prima di calcare il palcoscenico. Prima di calcare il palcoscenico, certo, non era ancora una cosa consumata. Bene, Eugenio, tu che, come dire, sai spaziare, potresti introdurci i nostri ospiti, in particolare Giuseppe Villella e l'esperienza di Radio Vega? E quindi, visto che abbiamo raccontato che Radio Nizza, quando è nata, Canelli una radio non ce l'aveva, ci racconti un po' come si è arrivati a fare radio a Canelli, e così Giuseppe poi potrà raccontarci la sua esperienza. Io ti racconto proprio com'è andata, a livello materiale, perché mi chiama Paolo Pero, un pomeriggio mi chiede se ci si poteva vedere e incontrare con un'altra persona che era Willy Milano, e venivano da questa esperienza della radio, da Canelli, e mi dicono se ero disponibile ad incontrarli per poter parlare di un'esperienza di una radio diversa, una radio nuova, che non voleva ripetere magari le radio locali che vivono. Che c'erano attorno, perché poi c'era anche Radio Valle Belle, non dimentichiamo, Radio Valle Belle da via. Santo Stefano. Prima era su a Cassinasco. Siamo infilati anche lì. Stefano era. Noi andavamo a Cassinasco la domenica mattina, sopra il Maltese. Sì, vero. Esatto. Domenica siamo infilati anche a Radio Valle Belle. Tu eri puntino sparpagliato. Sì, perché giocavamo, facevamo una gag io e lui, perché poi siamo diventati, adesso siamo un po' più seriosi, ma insieme eravamo abbastanza. Diciamo sul fuori, per raccontarla, ci siamo divertiti tanto, ma abbiamo anche fatto un po' divertire. E quindi niente, mi chiedono questa cosa, io dico di sì, ci incontriamo e definiamo, diciamo, la tipologia di radio che volevamo, che volevano, che poi anch'io ho accettato di voler fare. Voleva essere una radio che avesse un certo tipo di ritmo, che privilegiasse un certo tipo di qualità musicale, ovviamente mainstream, non era una radio diciamo che tenesse solo conto di un certo tipo di artisti, però comunque senza mai cadere in,
in tipo, in una tipologia di trasmissioni che non ci potevano più interessare, anche perché poi sarebbero state le trasmissioni di fotocopia. Quindi diciamo di sì, cominciamo a cercare il luogo era poi una mansarda qui in un palazzo proprio di fronte a dove ci troviamo questa sera, e facciamo il sopralluogo e cominciamo a vederle nascere così, prima a livello così, di sogno, e poi piano piano la radio prende proprio corpo e all'inizio dell'estate questa radio che aveva già, ed era stata una cosa che io avevo chiesto e avevo ottenuto, ma un'idea di radiofonia un po' più professionale. Tutti gli speaker avevano comunque la loro scaletta pronta, c'era un palinsesto musicale che io curavo, tutti gli speaker avevano il loro regista, quindi non dovevano più, perché quando noi facevamo la radio ovviamente eravamo come la DHL, cioè con una mano per partire la pubblicità, con questa risponde al telefono, ma c'hai il braccio per far partire il disco, con l'altro hai il microfono e vivi un attimo di affare. La pubblicità registrata, la pubblicità in studio a Torino. Esatto. Allora avevamo cominciato a dire, le pubblicità dovevano essere un po' più curate, magari proprio meno così fatte proprio al momento. Le voci tenute in un'armonia che tutte più o meno si potessero concatenare. Difatti c'erano delle persone che avevano una certa addizione, cioè la radio era veramente una radio di qualità piccola, perché si finiva poi alle 8 di sera le trasmissioni. Diciamo, per farvi capire, non so se qualcuno di voi ha mai ascoltato, c'era una radio del torinese, si chiamava Radio Gemini One, che era una radio molto buona perché aveva proprio questo tipo di impatto con gli ascoltatori, cioè un ritmo assoluto, però mai troppo invadente, le pubblicità non troppe e di qualità. Quindi noi siamo tenuti e siamo partiti molto bene, perché io ricordo della gente che avevamo avuto un consenso ampissimo. Facevamo anche alternanza di voci, cioè c'erano gli speaker che erano la voce maschile, alternate le voci femminili, appunto avevano, ognuno aveva il proprio regista, cioè c'era chi lavorava per lui, quindi era diciamo molto più rilassato davanti al microfono, ed è stata un'esperienza alla quale sono molto legato, perché mi è piaciuta moltissimo. Franco, che è qui presente. No, Franco, io sono Beppe. Sei Beppe, sei Beppe, no. C'era Willy Milano, che era poi Franco Milano, diciamo, che era diciamo questo patron insieme agli altri, ed è iniziata l'avventura così, di questa radio, che era secondo me una radio molto bella, molto interessante. Giuseppe, Billy, ci vuoi raccontare qualcosa? Io posso dire che all'inizio c'era Angela, la voce storica, che ha mandato avanti la radio fino a qualche anno fa, fino adesso. E quando io ho iniziato nell'83, perché c'ero presente, nell'83, quando ho preso in mano la pubblicità, appunto lì, però andava avanti, andava già avanti di lì la radio. Il percorso, il trasferimento da Nizza a Canelli non è stato perché non si stava bene, perché i personaggi erano più nella zona di là, alla fine, di qua di Canelli. Invece adesso è al contrario. I personaggi attuali ci sono di Nizza e meno di Canelli, sì. Siete in maggioranza. Corsi e ricorsi storici, i fratelli Pero sono stati fino a che anno dentro? Ma noi siamo stati, nella società siamo rimasti un anno, non siamo rimasti molto. E poi mio fratello Paolo seguì un po' la parte tecnica, è rimasto ancora qualche anno, un paio d'anni, poi quando è spostato tutto poi a Canelli. Willy Milano. Dopo, la maggioranza c'era Willy Milano. Parlando della storia della radio, dopo Willy Milano avevate le notizie che volevano comprare un po' di frequenza, era deciso, dopo tanti anni sarà già stato deciso a annullare. E Angela parve come tutto, conosciuta, certo, e fatto in modo
questo lo posso dire perché è un orgoglio, che avrò firmato cambiale per mezz'ora. Per non far morire la radio. Sì, sì. La dice lunga su quella che fosse la cifra in questione. Ha firmato, allora, dopodiché ha preso appunto, si è ribaltata la situazione, eravamo con mani libere, potevamo fare un po' quello che si voleva, ecco, come ricordate siamo cresciuti grazie anche a tantissimi collaboratori. Sì, perché poi c'è stato... Bravissimi, no, susseguirsi di persone. Ho scritto un po' perché ricordarli tutti. Allora, a parte Willy Milano, qui che abbiamo avuto i fratelli, beh, l'inizio della RAM, Paolo e Beppe Pero, Carlo Quaglia, il tecnico, non dimentichiamo quel tecnico Carlo Quaglia, Quaglietta, e Beppe Brovio, dove lo mettiamo? Mette Angela, Daniele Oriani. Certo. C'era anche Angelo Porto, l'avvocato. Angelo Porto. Lorenzo Albenga e Ruggero Carena. E dopo sono passate a Radio Vega, sono passate dei bei nomi. Siamo Maurizio Di Maggio, oggi a Monte Carlo. Radio Monte Carlo, sì. Sì, sono passato Nicola Maria Fioretti. Nicola Maria Fioretti, che era una voce molto importante. Importantissimo. Di Maggio è... Dopo si trasferì a Bologna in un'altra radio. E Roberto Mare, è stato un periodo breve. Perché avevamo... Sono passati dei grandi nomi, dopo l'abbiamo visto, dopo con Maurizio Di Maggio, addirittura quando lui veniva su in Piemonte, perché abitando a Monte Carlo, Angela le faceva registrare le pubblicità. Sì. Io ricordo che c'era la Marisa Profumeria, che se la voce non era di Maurizio, lei non faceva la pubblicità. L'importanza della voce. Eh sì. Ma la TV come si colloca? La TV si colloca nel 1900, tre anni dopo, il 78. Quindi prima di Radio Vega. Dello spazio. Sì, prima di Radio Vega. Sì. Nasce, allora, la TV ha anche una bella storia, perché si incomincia a trasmettere con l'amplificatore finale di un registratore a nastro TV. Quindi non c'era neanche il trasmettitore. Rodolfo sempre si accorge che il registratore genera una frequenza che sarà stato qualche milliwatt, sì, certo. E da quel momento si inizia a trasmettere, cioè cose da impensare. Oggi sono impensabili. Guarda che combinazione, Tonino. Nel 78 nasce l'ERCA e nasce la giostra delle borgate nicesi e nasce Telenice. Il grande successo Telespazio Libero con i giochi legati alla giostra delle borgate nicesi. È proprio vero che da cosa nasce cosa. E Rodolfo dovevano vendere le antenne, le televisioni, ma perché stavano cambiando qualcosa. Le frequenze di trasmissione. Da quando abbiamo iniziato i giochi in TV, nell'arco di due mesi ha piazzato non so quante antenne nuove, perché proprio la gente era coinvolta. E diciamo che i giochi televisivi di Telespazio Libero legati alla giostra delle borgate sono quelli che forse hanno fatto un po' da volano poi al successo della manifestazione in sede proprio. E allora c'era Venerina, c'era mio fratello, la parte tecnica, i giochi dei bar. Poi c'erano i giochi, abbiamo fatto quei giochi nel bar, e nasce, le prime trasmissioni le abbiamo fatte a Palazzo Crova, dove adesso c'è il Salone del Gusto. Sì, esatto. Poi cioè il nostro, come si chiama? Museo del Gusto. Poi ci siamo spostati nella palestra di Guasti, e poi siamo andati a finire lo skate. Sì, certo. Direi che possiamo prenderci l'impegno di dedicare una serata. Invece Carlo Rione ha fatto poi la seconda ondata a Varazze, a Radio Skylab. Radio Skylab, a Radio Saboleo. Lui ha fatto carriera, lui ha fatto carriera. Io come no. Quando vado al mare l'ascolto ancora adesso, quindi come dire, direi che possiamo prenderci un impegno di dedicare poi una serata a Telespazio Libero, perché anche in quel caso cose da raccontare ce ne sono veramente tante. Vedo che Billy ha qualcosa da mostrarci. Dopo, questo è il primo numero di Vega Notizie. Avevamo fatto un giornale. Allora, intanto siamo usciti numero basso, 30.000 copie. Cavoli! Lo vedo, spedite a tutti i commercianti, cavoli. Per posta.
fatto della foto. Erano una mezzo della comunità. No, la ragione è stata Acqui, Canelli, perché Inizia, comunque era i padroni di tutti i mezzi. Era molto forte a Loazzolo, arrivava veramente da tutto. Vega come era nato? Il nome Vega. Era i padroni di tutti i mezzi di comunicazione dell'epoca. Sì, Vega è nato. Avevano fatto una specie di sondaggio anche, se sì, si ricordi, no? Sì. E dopo alla anche al popcorn mi sembra che Willy. Ah no, aveva fatto una specie di concorso, date il nome alla discoteca, è il Giardino dei Sogni, A Bubbio. A Bubbio. E dopo è venuto fuori Vega. No, è venuto fuori Vega, dice dopo è una costellazione. Sì, sì, sì. Poi era facile, molto comodo, non potevi ricordare. Non voleva dare un nome della città, identificarsi con la città. Perché avevamo comunque un modo diverso. E dopo voleva una, come avete già detto, che voleva una radio. Qui dopo c'è scritto anche qui, Megalomani. Niente liscio, no. Liscio. Io ricordo un aneddoto molto carino, che eravamo qui in questa mansarda, vabbè, sì. E quando qualcuno così magari cercava di proporre magari un disco che non era proprio per, non il so, tuo gradimento, di mio gradimento, c'era una specie di gioco, c'erano molto spesso le finestre aperte e si faceva una specie di jingle che era disco lancio. E prendevo il disco e lo buttavo nel campo di sotto, facevo così, disco, lancio, pam, di sotto nel campo, perché adesso è tutto costruito, ma in realtà c'erano tutti i dischi infilati così, c'era la disco di così, ed erano chiaramente cose tipo, non so, pupo, o delle cose che reputavamo non proprio in linea, però era veramente un momento bellissimo, anche perché non era più giocare, era proprio creare qualcosa con una certa, dando un taglio, prendendosi qualche responsabilità in più, anche se poi anche prima ci siamo divertiti molto, abbiamo fatto perlomeno posso raccontare un altro aneddoto simpatico con noi, dico collaborava, ma in realtà era una sorta di amicizia strana. Veniva un personaggio che era di Canelli, cioè, hanno già capito, no? Che si chiamava Giorgio Cremona, era un collaboratore ed era convinto, cioè lui voleva fare delle trasmissioni e noi non siamo mai tirati indietro, però lui pensava di fare una trasmissione per i bambini e invece noi facevamo una trasmissione che era tipo alto gradimento, che si chiamava La Goffa, quindi lui all'interno di questa cosa faceva tutta una sorta di pulcione, faceva il pulcione, poi faceva il vampiro, il peperone rosso, tantissime cose, anche aveva fatto, io ricordo che aveva inventato un ballo che si chiamava lo chic e faceva la scuola di ballo alla radio, cioè detta così, no? Ma lui pensava di fare una cosa seria, invece era una cosa totalmente folle ed ironica. E fra folle c'era due poesie di Eugenio, più di una, più che di due. Era la musica ed era do re mi fa tanto male alla pancia, e poi c'era l'altra musica, la mi fa tanto senso e schifo. Certo. Ma c'era anche il teatro dell'assurdo, tipo non so, signorine io l'amo, da pescare non ce l'ho. Che è detto così. Cioè era però pensato ad oggi. E queste trasmissioni qui comunque si inserivano in una sorta di palinsesto, perché meno male c'erano tutte le fasce orarie dove appunto le persone potevano attingere e sentire quei propri beniamini, perché poi eravamo diventati abbastanza noti per certe pezze specifiche, lui che adesso è serio, ma non è così. Grazie Eugenio, direi che è il momento di dare la parola. Ora volevo aggiungere Giorgetto scriveva le poesie, certo, io con lui sono stato il pazzo che gli ho fatto stampare 8 libri. Certo, i libri di Cremona sono quasi come le 30.000 copie del I libri di Cremona, io un paio li ho a casa. Sono potrebbe avere sito Ionesco. Pazzo ero io. Pazzo ero io. È una cosa veramente esagerata. Il Vega notizio dell'84 settembre c'era l'erca, si parlava dell'erca. Corsi e ricorsi storici. Guarda. Guarda, benissimo. Proprio la si ricorda il poeta Costa e noi stiamo parlando di poesia. Assolutamente.
Poi Cremona, noi lo portavamo qualche serata anche in Liguria, in discoteca, presentandolo a quelli della discoteca come un famoso, un artista. Lui andava su, diceva ringrazio la Pro Loco, noi eravamo piegati in due da ricco. Ma sì, noi eravamo, c'è un momento che lo portavamo in tournée. E allora, in particolare alle feste universitarie, al Salone della Margherita a Genova in via 20 settembre. Questi ragazzi, feste goliali, pensavano che fosse uno talmente oltre, che lì si presentava in giacca e cravatta, c'era serissimo. E poi era su sto palco ed era delirio purissimo. Questi non hanno mai capito se era talmente pazzo, se era talmente un grande che faceva queste cose. Ad esempio, un personaggio che meno male, per citare qualcuno, che era Joe Squillo, la cantante che poi adesso è diventata che si occupa di moda, cantante è una parola grossa, comunque famosa per la canzone sarebbe stata di più. No, sarebbe stata nel disco lancio sicuramente. A Canelli, a un veglione di un istituto, erano tutti giusti, all'epoca lei aveva questa band, Joe Squillo, dell'Elettra, si faceva del punk mi ricordo addirittura anche la canzone che citava in un ritornello che passerà alla storia della poesia come violentemi stupido, violentemi sul metrò. Cantava questo, Gesù. Hanno mandato sul palco di Gio Squillo, che all'epoca era con questa cresta punk, Cremona in giacca e cravatta. Lei se ne è letteralmente innamorata, perché questo qui faceva delle cose incredibili. Uno dei suoi pezzi forti era il vaporetto, imitava un vaporetto, cioè praticamente lì faceva il suono del vaporetto. Questo non si credeva, lei chiedeva, questo lì lo vedeva, era un insegnante. Lì è andato su sto palco, erano tutti dei punk, questo gli faceva il vaporetto, il vampiro. E quando faceva il vampiro, una delle particolarità era che si strozzava sempre, ti ricordi? Andava tutto rosso. Andava in auto soffocamento, esatto. Anche tutte le volte pensava di morire perché poi si metteva a tossire e diventava bordo. Questa è impazzita letteralmente, cioè, ha detto un artista così non lo vedo mai più, difatti non l'ho visto nessuno. Poi ha trovato Sabina Salerno e ha fatto una cosa più di bassa macellazione. Perciò ti dico, ci siamo sempre molto divertiti. Grazie Eugenio. Diamo adesso la parola a Beppe Baldino che ci porta l'esperienza di Radio PAM della vicina Monbaruzzo. Tu hai ascoltato, come dire, gli interventi dei colleghi di Radio Nizza. Similitudini e differenze, Beppe. Ma mi sono anche divertito, a dire la verità, ad ascoltare cosa è successo in quegli anni in quella radio con gente che insomma ci siamo conosciuti da ragazzi, per cui abbiamo anche fatto esperienze magari diverse insieme. Con Carlo andavamo a scuola insieme e mi ricordo quando eravamo in quinta ed era 74-75 che qualche mattina tagliando da scuola con un altro compagno di scuola andavamo alla casa lì di Quaglia, nonna di Gianni Quaglia, ed era partita Radio Nizza da poco. Poi vicende personali strane, io allora avevo il pallone, il calcio nella testa, e avevo avuto anche nei piedi perché eri bravissimo, diciamolo, dei problemi fisici non indifferenti. A un certo punto vengo contattato da due o tre miei amici per fare un salto a Monbaruzzo, dove avevano messo in piedi una radio. Confesso, era penso il 79-78, confesso che sono stati per me due o tre anni incredibili che mi hanno anche, come dire, arricchito dal punto di vista personale, perché è stata un'esperienza veramente, oltre ad essere divertentissima, anche molto formativa. La radio era una cosa fuori dal normale, io ascoltavo loro che parlavano di registrazione di cassette, lì tutto completamente in diretta, nessuna programmazione, posso dire un casino totale. Le persone che io ho trovato lì, che ho conosciuto, alcuni dei quali sono oggi ho sentito chi era il fulcro di quella radio, ancora lo sento spesso perché lui ha qualche problema, così, e c'era già un'esperienza in atto nella quale io mi sono inserito, perché era nata come radio
localissima di Monbaruzzo, di 4-5 ragazzi che erano lì, totalmente autogestita, e poi era arrivato il momento di tenerla in piedi oppure chiuderla. Allora entrammo io, non so se lo ricordate, Fulvio Lavina, certo, di Nizza, che poi lui è andato a lavorare alla stampa, Cristina, la sua collega Tartaglino, un po' di gente che arrivava dai Paolo Frumento, bravo, non ricordavo più, poi altre persone che adesso non mi vengono in mente, più il nucleo storico di Monbaruzzo. Inizia questa esperienza, dico incredibile, perché era una cosa che ad ogni momento andava vissuta. Tu arrivavi lì, chi arrivava si sedeva, accendeva il microfono. Devo dire che rispetto alla vostra strumentazione iniziale, io sono arrivato lì, ho trovato le cose già un po' più strutturate, c'era un mixer discreto, i piatti, una serie di dischi. Che anno era però? 78. No, devo dire che la discografia presente lì avrebbe fatto molto contento Eugenio, perché termini come Liscio o Gio Squillo non avrebbero neppure potuto avvicinarsi al paese di Monbaruzzo, ed avevamo una fortuna incredibile riconosciuta dopo, perché lì dentro veniva spesso, in qualità di amico di Carlo Satragni, che era il deus ex machina della radio, veniva uno dei componenti della Locanda delle Fate, che è stato uno dei gruppi di progresso. Che era Alberto Gaviglio, che suonava il flauto, Gatti, un architetto tra l'altro molto bravo, il quale ogni tanto arrivava lì e ci passava dei dischi non andati in commercio, che loro incidevano come prove, e per cui noi avevamo la possibilità di mettere dentro pezzi che non inediti, erano tutti gli effetti inediti. Ma quella era la parte, nella stranezza, la parte normale, perché poi le trasmissioni non avevano senso alcuno, non c'era nessuna programmazione. E poi la cosa interessante erano gli ospiti che avevamo, che erano l'Escopost e i Carabinieri. E i Carabinieri di Monbaruzzo. Questi erano i due, convitati fra Eugenio, che ogni tanto venivano a fare visita. Escopost perché la radio trasmetteva, adesso non ricordo più, 92 e qualcosa, mi pare che la seconda... il secondo provvedimento normativo che ha disciplinato le radio libere, quello che faceva riferimento Beppe prima, che mi pare fosse del 76, aveva dato uno spazio esclusivo per la RAI, che era tutto sui 92 qualcosa. Noi ovviamente, non capendo una mazza, ci siamo messi sul 92-700, se non ricordo male, mi viene in mente, ogni tanto succedeva questo, perché in quei tempi nessuno capiva cosa stava succedendo, che mentre eravamo in trasmissione entrava un fischio e non riuscivi più, e non ti sentivano più. L'abbiamo capito dopo 10-15 giorni, quando si è presentato l'Escopost alla radio, ci hanno detto col fischietto. Così non si può fare. Ovviamente non abbiamo cambiato frequenza e la storia è andata avanti 3, 4, 5 mesi, dopodiché sono stati costretti a cambiare. La storia dei Carabinieri è venuta fuori perché la prima volta, allora io partivo da casa, andavo lì, sapevo che in quelle ore, specialmente il periodo invernale, c'era uno spazio libero, e cominciavo a mettere i dischi, quasi tutti i cantautori, cioè, o americani, o alcuni italiani, e iniziò una volta ad arrivare lì dentro un signore che io avevo conosciuto a Castelnuovo, dove abitavo, che faceva il barbiere, che era andato in pensione, originario di Monbaruzzo, era ritornato a Monbaruzzo, penso che su 365 giorni uno o due era normale, poi era costantemente ubriaco. Una sera arriva lì con un altro, sempre nelle stesse condizioni, mi viene in mente di aprire i due microfoni di sede e cominciano una discussione dove io non riuscivo neppure più
a manovrare l'attrezzatura, perché da solo ridevo come un matto su questi due che discutevano sui fagiani nella tenuta del Vaticano a Roma, attaccando il Papa con delle frasi sconclusionate, al che bussano alla porta i carabinieri, da un baruzzo aprono la porta e mi ha messo il dito davanti, mi ha detto o chiude immediatamente o viene in caserma per una settimana. E io gli ho risposto, oh, ma per una settimana. Ha dato una botta là sopra e chiuso. La cosa poi si è ripetuta altre due o tre volte, ma questo per raccontare un po' come fosse l'ambiente di una esperienza che poi era un'esperienza per noi molto socializzante, nel senso che lì ho conosciuto persone, poi ognuno ha fatto la sua strada, che però in quel momento lì erano importanti dal punto di vista dei rapporti, no? C'era gente che magari se non veniva alla radio non riusciva a comunicare con qualcuno. Voi avevate un altro tipo di esperienza di base, vi conoscevate, magari era gente che con qualcuno avevate fatto le scuole insieme, avevate più possibilità di comunicare. Lì era uno che arrivava, uno da una parte, uno dall'altra, con le esperienze più disparate. Faceva parte di un progetto diverso, comunque era un radio interessante, anche a livello, c'era una progettualità, possiamo dire, politica, perché io me la ricordo benissimo, che poi facevate anche Ponte Radio Popolare di Milano quando spaccavate le vostre di lì, bravissimo, di lì in avanti poi si è evoluta in un discorso anche più politico, perché i contenuti non erano più solo arrivare lì e mettere il disco, o comunque un disco caratterizzato da una certa tipologia, ma era un qualcosa in cui si discutevano anche, io mi ricordo, discussioni sulla disabilità, parlare nel 74, 85, nel 78, 79, erano gli anni, era già molto avanti, certo. E ricevevi telefonate di mamme, cosa impensabile, che apprezzavano il fatto che di sentire alla radio, insomma non era molto usuale sentire alla radio che parlasse di questi problemi. Poi vabbè, ognuno ha fatto le proprie esperienze, che come me ha iniziato a lavorare via, per cui me ne sono andato, però il fatto interessante era che era una radio nata in quel modo, completamente autogestita, perché noi ogni tre mesi sganciavi una cifra e chi non se la sentiva per un po' continuavo, poi ovviamente magari se ne andava via da solo, ma non abbiamo mai mandato via nessuno, perché era proprio nei principi fondamentali della radio quello che doveva essere così. Poi passato il tempo anche di grande fulgore di questo tipo di esperienze, ci sono state mucche da trecco, e poi come dico il ricambio è sempre difficile anche quando fai discorsi di questo tipo, piano piano si è arrivato al momento della chiusura. In pratica le cose sono andate avanti così. Però io posso dire, per me è stata un'esperienza importantissima sotto un mucchio di punti di vista, quello della comunicazione, dei rapporti sociali, e per dire, l'unica cosa che per me non è molto cambiata, mentre con tanta gente che è stata lì, ad esempio una banalità, il fatto di riuscire a parlare davanti a un microfono. Anch'io arrivavo dal CB, no? Io ricordo bene Asterix e Obelix, per cui non avevo difficoltà di esprimere. Carlo, qualche volta, ti ricordi da ragazzino che veniva questo volto il motorino, sì, che avevo un Midland. Un Midland, poi andavamo Lafayette, avevo un toccai portato. Ogni tanto lui arrivava, salivamo sulla collina più alta per prendere per i motivi che diceva. Per cui da quel punto. Ma io ricordo lì che c'era una ragazza che aveva difficoltà ad esprimersi normalmente, nel senso che è arrivata ai primi tempi che era leggermente balbuziente. Dopo due anni questa parlava, ma si faceva 3, 4, 5 ore davanti al microfono. Per cui voglio dire, tutto in diretta, per cui voglio dire, al di là del giudizio che può dare uno, poi sono esperienze giovani, c'è stato un mucchio di cose di questo tipo, anche non di radio, però sono esperienze che sono, se
servite moltissimo anche dal punto di vista della formazione, anche umano, della formazione personale. Un campo del genere come Luciano Bazzano, ti ricordi? Luciano Bazzano a Radio Canella, lui parlando per l'età, davanti al microfono era libero. Anche una cosa graziosa, che parlavo prima della propagazione, sei Midland, non Midland. Penso che tutti noi abbiamo passato tantissime notti davanti al cimitero di Castelrocchiero, perché era il punto dove c'era più grande diciamo, possibilità di connettersi con gli altri, perché c'era un punto dove c'era un... di fare il dix. È a cavallo di due vallate, perché comunque c'è la valle, diciamo, di Nizza che sale su da Castelboglione, e dall'altra parte c'è la Quella. Lì c'era un sacco di propagazione, allora passavamo su delle macchine. Interrompo Eugenio perché adesso, parlando così, entriamo nel campo dei CB, parliamo sempre di etere, per cui ci sta. La Radio PAM era in una casa a Monbaruzzo, nella zona più alta interna, dove praticamente facevi una salita e la penultima di queste, l'ultima di queste case, entravi in cortile e c'era i locali. Sulla destra c'era un'altra casa un po' più bassa. Io allora prima avevo sto CB portatile, poi incomincio a avere la macchina, vado da Cuso lì, da Ghignone, perché lui HU, e mi faccio montare sulla macchina il baracchino, un Midland, un baracchino, per favore, baracchino. Dove essendo molto, allora siccome con il qui presente Carlo Rione in 5 anni di liceo non ho imparato un tubo di inglese, allora mi inzucco a fare i DX solo con chi parlava in inglese. Però avevamo un insegnante siciliano di inglese, capito? Io il poco inglese che ho imparato l'ho imparato col CV in quegli anni, perché mi sono messo un amplificatore in macchina, però per trasmettere ancora meglio. Una sera arrivo a Monbaruzzo, proseguo e mi metto in questo punto in effetti molto aperto, dove di fianco sta casa di cui vedo in casa. Mi accorgo che ogni volta che schiaccio il microfono salta il quadro della televisione. Lo racconto a un mio amico con cui abbiamo passato anni incredibili combinando di tutti i colori. Ripartiamo, allora era il periodo che la partita di calcio veniva trasmessa un tempo alle 7, non si sapeva mai che partita ci fosse, però alle 7 c'era un tempo di una partita e tutti aspettavano la partita. Primo e secondo. Allora andiamo a Monbaruzzo, ci piazziamo di fianco alla casa, questo seduto davanti alla televisione, schiacciavamo, andava via il quadro, lui si alzava, andava a mettere, staccavamo e ritornava qua. Abbiamo dovuto scappare. Immagino. Grazie. Allora, questi erano, come dire, i tempi, cioè gli incroci fra le esperienze della radio e le esperienze che abbiamo un po' fatto tutti anche con l'etere. Ok, grazie. Io direi che data l'ora possiamo avvicinarsi verso la conclusione e chiederei a tutti una battuta finale partendo da un tuo spunto, nel senso che la domanda che vi faccio adesso è: che cosa vi è rimasto di quell'esperienza e cosa trovate nella realtà odierna che vi riporta indietro quel tempo? Tu, Beppe, hai detto, ad esempio, che ogni volta che parli al pubblico fai tesoro comunque di quell'esperienza in radio, che in qualche modo ti ha formato rispetto a tante attività e tanti incontri che ti portano ad avere un pubblico davanti. Chiedo a tutti voi una battuta, un flash in tal senso. Tu, Beppe, partiamo da Beppe più vicino. Eugenio, facciamo parlare per l'ultimo. Aspetta Eugenio prima. No, vai tu. No, io direi che sono stati anni bellissimi, che a parte la gioventù è stata proprio un'esperienza particolarissima, cioè come dicevamo prima, anche non vedevi l'ora di trasmettere, di fare, conoscere nuova musica, un entusiasmo unico. Entusiasmo unico da pioniera, sì. Beppe? Beh, io, è stata un'esperienza molto positiva, perché anche il contatto con la gente anche solo via etere era importante, perché li sentivi vicini,
poi avevamo anche il numero di telefono che tanti chiamavano per avere sia le dediche che altre cose, però anche apprezzamenti diversamente. E poi è stata un'esperienza formativa per un certo discorso e piacevole, anche se io avevo qualche anno in più di loro, però formativa di grande coinvolgimento. Mi sono divertito. Perfetto. Carlo? Beh, in quel periodo i ragazzi andavano al bar a giocare biliardo, noi andavamo lì, era un modo diverso di trovarsi, di vedere, e poi questo mi è servito tantissimo adesso per la mia professione. Io vado ai congressi, soprattutto sono, quando, adesso un po' meno, ma all'inizio i congressi tutti arrivavano e leggevano. Io non avevo paura a parlare davanti al pubblico, perché poi facevamo anche delle serate, eccetera, quindi io ai congressi ero molto seguito, perché davanti al microfono riuscivo a parlare bene, andavo a braccio tranquillamente, perché mi ha aiutato tantissimo la radio. Eugenio? Assolutamente un'esperienza bellissima. Io non ho mai smesso di ascoltare la radio, di ascoltare la musica, di fare le stesse cose, meno male che facevo allora, ovviamente magari sotto forme diverse. Credo che sia ancora oggi, anche se adesso ci sono delle forme diverse, le web radio, comunque sono rimaste, credo che la radio, la fascinazione della radio e la capacità di arrivare alle persone in modo più capillare e comunque ti può accompagnare durante la giornata in un modo diverso rispetto ad altri media, la televisione per esempio, che è molto più vampira secondo me. E niente, io sono rimasto fondamentalmente con la persona là, cioè vedermi oggi, allora come ho detto eravamo sicuramente ingenui, si sbagliava così, però avevamo già un'idea, cioè cercavamo di creare qualcosa, di costruire qualcosa. Ad oggi siamo rimasti, perlomeno parlo per me, ancora con quelle passioni, con quella voglia, e dico la verità, se oggi ci fosse offerta la possibilità di fare qualcosa in tal senso, anche se mi rendo conto che comunque i costi di oggi non è fattibile, ma in ogni caso la fascinazione della radio è rimasta per me la cosa principale. Io la sento tutto il giorno, non guardo la televisione, perciò la radio per me è rimasta proprio... Adesso è più professionismo. Vabbè, dipende. Dilettante non c'è più. No, ci sono delle radio da condominio che andrebbero perseguite. Vabbè, quei carabinieri là, il diavolo in diritto. Secondo me ce ne sarebbe da fare. Cioè, radio seguite e gente che lo fa di professione. Vabbè, no, assolutamente, professionalmente. Cioè, io parlo di radio professionale. Non c'è più un ragazzino che ci sono i nipoti. No, ma però quello che voglio dire è che la radio ha una fascinazione che altri mezzi non hanno. Perciò rimango qua molto contento. Grazie Eugenio. Invece a Billy chiediamo una battuta perché c'è un compleanno. Radio Vega nasce nel 1981, quindi nel 2021 sono 40 anni. Com'è questa quarantenne Radio Vega? La Radio Vega, quarantenne li porta bene. Sono io che non ho, lo dico proprio adesso dopo 40 anni, non ho più voglia di andare avanti. Io non ho mai parlato al microfono, sul giornale c'è, Billy c'è ma non si sente, sono sempre occupato della pubblicità. Adesso c'è un micese che si occupa di tutto, Pierluca Pesce, che è veramente l'anima e il cuore della radio. D'altronde l'ha cresciuto Angela, certo. Arrivava in radio. La prima volta che venne in radio aveva 15 anni, Pierluca. Veniva col treno e il papà lo veniva a prendere. E lì se non hai, dopo la radio abbiamo parlato, se non hai la passione... Non puoi farlo. Tutte le cose, ma lì forse no. Più che in altro, perché... Comunque... Prima l'hai detto anche Fulvio Lavina. Fulvio Lavina era il nostro direttore del Vega Notizie. Vede che tutto torna. Vabbè. Per cui Beppe lo sa che... si sta provando forse a spostare, dopo 40 anni mi fermo lì, dopo un altro discorso. Noi siamo qua a Nizza, poi vedremo, se sarà racconteremo un'altra storia. Nel frattempo stasera abbiamo raccontato questa bellissima storia di due radio che sono nate a Nizza, una appena compiuto 40 anni, ma soprattutto abbiamo avuto l'occasione di condividere con voi un'esperienza che in qualche modo
ce l'avete raccontato voi, ci ha portato comunque tutti qua. Cioè, un'esperienza che non è stata fine a se stessa, perché comunque vi ha formato, e se adesso ne parlate ancora come stasera con un certo entusiasmo, con un certo orgoglio, dimostra quanto sia stata pioneristica, ma anche quanto sia stata bella e formante. Direi, Tonino, aggiungo, che siamo... Posso dirti una cosa? Certo. C'è l'atmosfera, per farvi capire più o meno, l'atmosfera della radio nostra all'inizio, così, il film Radio Fresh di Ligabue, se qualcuno l'ha visto, sì. Chi non l'ha visto lo guardi, perché si è, al di là della storia personale del film, ma è proprio quell'atmosfera, cioè gli amici che si incontrano, i dischi sotto il braccio, le sere di pioggia, di nebbia e anche una birra che ci stava pure bene. Così. Concludo collegandomi al discorso, beh, anch'io come Carlo, per chi mi conosce in altri campi, non ho mai avuto problema di scrivermi qualcosa quando parliamo di storia, allerta, ma grazie a, e sul lavoro, grazie alla radio e grazie a tutto il resto di cui abbiamo parlato. Quello che diceva Eugenio sul mantenimento odierno dell'ascolto della radio vale anche per me. Io sono un ex calciatore che non ha neppure visto la finale degli europei, perché non riesco neppure non riesco a vedere la televisione, però perché c'è il figlio no, volevo dire che dopo pochissimi anni, non mi ricordo più come si chiamavano, il Brummer, una canzone che tutti ricordate, Video Killer del Radio, allora sono i Buggles. Quella è la canzone che è proprio il punto, che il dice proprio Video Kill the Radio Stars, era proprio quello, il punto di demarcazione. Esatto. Però se ci pensate bene, quello che diceva quella canzone, cioè che la televisione avrebbe distrutto la radio, certo, è esattamente il contrario. Semmai oggi con i social il problema ce l'ha la televisione con i social, la radio no. No, la radio è ancora lì. Non solo, assolutamente in crescita. Se c'è una banalità, cioè un tipo di radio abbastanza banale rispetto alle radio libere, Radio 1 e Radio 2 nazionali, negli ultimi 2-3 anni hanno avuto un'impennata di ascolti. Radio 3 è una radio che è una cosa... Anche perché si vive anche molto più in macchina. Capito, però come dire, la radio si è invece mantenuta, sì, sì, come dire, al contrario di quanto altri poteva media, apparire di altri media. Allora, certo, chiudiamo con i social. Benissimo, grazie Tonino, vedi che parliamo sempre di cose attuali noi dell'ERCA. Certo. A parte le battute, è venuto il momento dei ringraziamenti. Allora, innanzitutto ringraziamo i nostri ospiti per essere intervenuti qua e di averci raccontato tutte queste storie con questo entusiasmo. Ci prendiamo un impegno, visto che abbiamo comunque fatto riferimento a Telespazio Libero, di vedere di organizzare una serata, diciamo, con lo stesso tipo di taglio, sostanzialmente, per ricordare, magari con qualche flash, vedremo cosa riusciamo nostalgico a fare. Vediamo cosa riusciamo a fare. È venuto il momento dei ringraziamenti. Allora, abbiamo già ringraziato, ripeto, i nostri ospiti, ringraziamo il pubblico presente qui stasera numeroso al Giardino, nonostante il fatto che si potessero fare tante altre cose e quant'altro, però dimostra che, come dire, l'argomento interessava e ha avuto la giusta cornice di pubblico. Ringraziamo in primis l'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione dell'Accademia di Cultura Nicese questo spazio, che riusciamo, come dire, a utilizzare, e siamo convinti di questa scelta, nel senso che ci piace riportare questo tipo di incontri, se vogliamo così, familiari, in questo angolo di Nizza, che in queste acquiete ci permette, come dire, di fare serate come queste, e ne faremo altre. Ringraziamo la Proloco, che ha messo a disposizione le sedie con le quali abbiamo potuto accomodarci stasera. Ringraziamo Spasso Carrabile, che ha messo a disposizione le luci, che nella figura di Gianluca Giacomazzo ci assiste perché tutto prosegua al meglio. Ringraziamo la famiglia Sileo, che in primis si è attivata con tanti piccoli lavoretti, ma soprattutto nel mettere insieme una pozione magica anti-zanzare, che ha fatto sì che stasera siamo stati tutto sommato dispensati. E su questo ringraziamo anche Lorenzo Sala, che ha messo a disposizione 50 litri d'acqua per poter sostanzialmente distribuire la pozione, e diluire la pozione e distribuirla qua. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcuno,
da ringraziare, spero di poterlo fare. Un saluto al presidente. Un saluto al presidente Fulvio Gatti, che stasera avrebbe voluto essere qua a dirigere tutto, ma che non può farlo perché ha fatto il secondo richiamo del vaccino. È più di là che di qua. E stasera marca visita. Però saremo felici domani di raccontargli comunque una serata che è da ricordare sostanzialmente. Sicuramente. Ci rivediamo venerdì prossimo, in cui avremo un ospite d'eccezione, che è il dottor Fausto Solito, che in questo scenario ci presenterà un libro che ha recentemente pubblicato in questo 2021 con altre firme, ma è un libro che parla della grande epopea dei mercati del bestiame, e in particolare ci racconta gli anni ruggenti della fiera del bue grasso del manzo a Nizza, perché noi conosciamo adesso la versione recente, ma parte da molto lontano. Sarà anche la bracciolata? No? Purtroppo no, purtroppo no. Quest'anno è un anno un po' particolare, non facciamo incontri familiari, dici, ma non convidiamo. Però se resistiamo tutti, noi come organizzatori, voi come pubblico, negli anni a venire ne potremo parlare. Per il momento accontentiamoci solo di ascoltare. Quindi arriveranno le comunicazioni ufficiali, arriveranno le locandine del prossimo venerdì, ma tenetevi già liberi se non avete ovviamente di meglio da fare, perché vi aspettiamo nuovamente qui al Giardino dello Stradino. E concludendo, il pan e zeira, le bon a buona serata e buona notte a tutti. Grazie. Thank you.